Il mio padre, Edoardo Pantano, abitava a Verona e vede, c'è una cosa divertente. E qui c'entra mio padre. Giornalista, fin da ragazzo. Vediamo se ho da qualche parte. Dunque, la tessera di giornalista di mio padre. L'ho, ma adesso non importa. Dal 1920 era nato nel 4, nel marzo del 20 aveva 15 anni, già scriveva sui giornali della sua cittadina, di Verona, eccetera. Collaborò a giornali, ho una raccolta in senso tecnico e non solo tecnico, anche politico, ma soprattutto tecnico, non poco da terza pagina. Io ho scritto molto per le terze pagine, lui no. Quando in seguito ai fatti della guerra, il 9 settembre del 43 di mattina, reduce dalla Russia, era con il suo corpo d'armata nella cittadella di Alessandria, 32.000 uomini, scoprono che non possono uscire dalla cittadella, perché gli unici tre ingressi, è una cittadella costruita nel Settecento, militare, con dei muri altissimi, con dei valli, eccetera, quindi con soli tre ingressi. Fuori dagli ingressi ci sono dei militari germanici che dicono Nein, non si esce. E non sapevano cosa fosse successo. Non avevano radio quelle che avevano i cittadini, quindi nessuno sapeva della famosa faccenda della, l'hanno chiamata armistizio, ma era resa senza condizioni, prima annunciata da Eisenhower e poi mandata in onda con registrazione fatta la mattina in Rai alle 9:30 a Via Asiago e mandata in onda alle 19 di sera. Sì, Rai ha ragione, all'epoca si chiamava Eiar, sì, beh, scusi, è una deformazione mentale dovuta al fatto che oggi si chiama Rai. La notizia non arrivò ai militari, o se arrivò a qualcuno non avevano le idee chiare, soprattutto mio padre, che era un capitano qualsiasi, non aveva titolo di aver radio, eccetera. Vistisi bloccati e trovato che colui che diceva Nein non si passa era un maresciallino, forse un sergente germanico. Lei mi dice: ma se quelli che stanno dentro hanno carri armati, cannoni, mitraglie, eccetera, perché non hanno sentito il dovere di sparare al tedesco? No, perché erano alleati. Non potevano sparare a un alleato, non c'era una ragione. In forza di una questione antica, che non sapevano essere stata stravolta la notte prima. Allora, tre di questi, due capitani e un tenente colonnello, si sentono in dovere di dire al graduato di basso grado: senti, ci fai parlare con qualche ufficiale? E questo timidamente, dopo un 20 minuti, torna con un tenente colonnello, mio padre ricordava il nome Fischer, il quale dice: sapete, abbiamo avuto ordini di non farvi uscire, perché è andata così, è stato proclamato un armistizio, eccetera, posizioni non chiare. Sono questi gli ordini, io li ho applicati. E i tre hanno l'ardire di dire: ah, ma è roba stabilita dal re. Noi siamo repubblicani tutti e tre. E in più siamo pure fascisti. Il partito fascista era stato sciolto già dal 27 luglio del 43, siamo al 9 settembre. E lanciano una battuta:
all'ufficiale tedesco, il quale si è lasciato sfuggire una confidenza non trascurabile. Io sono qui, ho degli ordini, sotto di me ci sono 260 uomini e io gestisco l'area da Alessandria fino a Genova. No, 260.000. Gli italiani erano 32.000 dentro la cittadella. Ma questo c'è 260 uomini. Anzi, mi date una mano. Manco lo disse i tre subito. Se mi sistemate le cose in città, i tre, così come erano, fanno un fischio a loro subordinati e in un migliaio escono, autorizzati dal tedesco, e se ne vanno al centro di Alessandria. La cittadella dista dal centro 2-3 chilometri. Vanno in prefettura, dove il prefetto monarchico si era già dato la fuga, perché aveva capito che c'era qualcosa che non andava. Si installano in prefettura, uno va in municipio, dove c'era il deserto assoluto, perché c'era il podestà a quel tempo, che poi non era più podestà, era un commissario prefettizio, e il terzo giornalista, mio padre, va nella ex Casa Littoria, che aveva già cambiato di nome, prende possesso lì, riapre una cosa che si chiamava Partito Fascista Repubblicano e si insedia lì. Il divertente è che mia madre, noi eravamo in quel momento in provincia di Mantova, nel paese di Don Camillo, via Dana, di fronte a Brescello. Si fa accompagnare l'indomani mattina a cercare suo marito da un nipote che aveva 17 anni e quando arriva ad Alessandria la sera tardi, in caserma non lo trova. E gli dicono, è via con i tedeschi, è un'espressione ambigua. E in caserma erano rimasti molti, tra i quali anche Giovannino Guareschi, che era militare della stessa divisione di mio padre, non conosceva mio padre, era un tenentino, che stanno lì a aspettare il maturarsi degli eventi. E qualcuno gli dice, ma guardi, vada in centro, arriva in prefettura e lo trova lì, che insieme ad altri due matti, più centinaia di militari, si erano messi a fare il governo italiano. Mussolini ancora sul Gran Sasso. È uno dei tanti, ma primi casi, di iniziative italiane di gente che non sa cosa fare, ma certo non fa quello che era stato stabilito dal re, che alla data del 9 non era ancora partito per Brindisi, perché salpa da Ortona all'alba del 10. Alla data del 9, il 9 sera, il re dorme a Crecchio, dai duchi di Bovino, e la sera dell'8 dorme a Camerata Nuova in provincia di Roma, dopo aver scaricato moltissimi documenti nel castello dei Principi Massimo ad Arzoli. Il viaggio, famosa fuga, è durata 2 notti e 3 giorni, con Badoglio, Roatta, il re, la moglie, il figlio, questo centinaio di automobili scortate da militari germanici. Ci sono le fotografie. Allora, torniamo a mio padre. Stando là, ad Alessandria, e poi le cose si sono maturate, come lei saprà, il 17 a settembre, dopo la liberazione di Mussolini che finisce a Monaco, eccetera, il convincimento da parte di Hitler a prendere in mano la situazione in Italia, il 17 a Roma si organizzano alcuni, tra i quali anche il professor Pellegrini Giampietro, Pavolini, eccetera, si agitano, il 18 si sente la voce di Mussolini, il 23 viene formato il primo governo che mi pare si riunisca
nominalmente lo stesso giorno, ma il 29 ha la riunione ufficiale alla Rocca delle Caminate a Forlì. Quindi a quel punto si organizza una Repubblica Italiana che pochi giorni dopo cambia nome definitivo in Repubblica Sociale Italiana. Nell'occasione di Alessandria, mio padre resta lì e fa l'editore del giornale di Alessandria, che era Il Popolo di Alessandria. Direttore è prima un avvocato, l'avvocato Romano, poi un giornalista di mestiere, Cabella, Gian Giacomo Cabella, il quale a luglio del 44, sotto un bombardamento, si mette una paura tremenda, scappa e va a Milano, abbandona tutto e non torna più. A quel punto il giornale che usciva era un bisettimanale, ma era teso e che era molto sarcastico nei confronti di certe cose, ma anche pungente, e non gliela mandava a dire a nessuno, nemmeno al Papa, con un articolo proprio di mio padre, perché Pio XII ricevette 10.000 militari americani che avevano bombardato, reduci dai bombardamenti sull'Italia, e mio padre scrisse un articolo pesantissimo dicendo che lui da cattolico rispetta il Papa, ma il Cardinal Pacelli come politicante non lo tollera. Sottile la differenza. Fu costretto poi a fare lui, restando editore, anche il direttore di fatto del giornale, e il lunedì, poiché non usciva in giornali in nessun parte d'Italia, il lunedì non usciva, si inventò per il solo 45 un foglio che si chiamava L'Idea Sociale, del quale era direttore. Era un foglio di un foglio solo, pagina 1 e pagina 2, che io ho in tutte le copie. E su questi giornali, ecco, qui finisco, il caso vuole che il poeta americano di residenza italiana, purtroppo danneggiato molto dagli eventi bellici perché gli fu confiscato tutto quello che aveva, persino i risparmi del padre e della madre, come della moglie e come della compagna. La compagna aveva un vantaggio, che era la segretaria generale dell'Accademia Musicale Chigiana, e quindi bene o male dal conte Chigi Saracini riusciva ad avere un appannaggio, uno stipendio, ma Pound non aveva nulla. E Pound mandò al Popolo di Alessandria e anche all'Idea Sociale degli articoli, degli stelloncini, delle considerazioni. Alcuni sono articoli di una colonna, altri più brevi, eccetera, per il numero di 7070. Io li ho in anastatica tutti, alcuni in originale, e mi sono trovato fin da bambino, perché il giornale arrivava a casa di mia madre a Brescia, dove eravamo noi, fin da bambino mi sono sentito parlare di questo strano personaggio, del quale in Italia non sapeva nulla nessuno. Si seppe quando poi, finita la guerra, fu internato, si echeggiò qualcosa a Metato, non a Coltano, e poi fu mandato negli Stati Uniti, e lì in 13 anni di processo non processo, mai chiuso da sentenza regolamentare, fu tenuto in manicomio criminale per un anno nella Fossa dei Serpenti, per altri 11 anni ospite, costretto a pagare, poi il governo statunitense ha preteso i 12 anni di permanenza in manicomio da Pound. Capito? Incarcerato con un processo non processo mai finito. Davanti all'Alta Corte di Giustizia, un tribunale speciale americano, il Grand Jury si chiama così, a Pound hanno presentato il conto e l'hanno costretto a pagare. E mi sono trovato questo personaggio. Finisco col dire che Pound, dopo essere stato liberato per... Quanto ha pagato Pound?
quanto avrebbe pagato? Ah, guardi, la cifra esatta non gliela so dire perché. Perché Hemingway, che era amico di Pound, anche se di idee opposte, gli mandò un assegno di $1,500 che Pound non mise mai all'incasso. Ma chiamò un tecnico, lo mise dentro un blocco di plexiglass. Ma ci fu un pittore, scrittore americano che gli mandò $1,000 perché vendette una sua opera. Ci furono altri soldi che arrivarono da sottoscrizioni di altre. Ci furono i soldi del premio Bollingen conferitogli nel 48 per i Canti Pisani. Ci fu la moglie, non la compagna, Pound aveva moglie e compagna contemporaneamente, che riuscì a riavere, essendo erede di uno dei più grandi studi legali britannici. E la madre della moglie era stata la compagna di Yeats, altro premio Nobel. Insomma, tutto questo insieme, però so che è stata una cifra rilevante, che costò, assolta dai vari amici. Perché non riscosse l'assegno di Hemingway? Perché non condivideva la posizione di Hemingway, anche se Hemingway aveva scritto negli anni 30 questa frase bellissima: io a Pound ho insegnato a tirare di box, lui mi ha insegnato a scrivere ciò che si deve e ciò che non si deve scrivere. E detta da uno scrittore che ha avuto anche il Nobel, non è cosa da poco. Comunque ci fu un dissidio di ordine ideologico, diciamo, perché uno addebitava all'altro di aver avuto le simpatie, eccetera. Sta di fatto che quando lo liberarono nel 58, senza diritti civili, senza passaporto, senza diritti a testare, senza diritti a votare, ma assegnato alla tutela della moglie, aveva 73 anni, no, scusi, 58, sì, 73 anni, lasciò l'America e gli chiesero i giornalisti: beh, che cosa ne pensa? Ah, lui che era stato 12 anni in manicomio criminale, lascio questo paese che è un vero manicomio e me ne torno dove credo che ci sia un po' più di umanità, in Italia, più o meno detto così. Purtroppo arrivò sì deluse, perché in Italia le cose non erano andate come lui sperava fossero andate, ma è arrivato senza diritti civili e per 10 anni rimase senza diritti civili. Non poteva viaggiare da solo. Tant'è vero che fu ospitato a casa della figlia, ma che non era la figlia della moglie, ma era la figlia della compagna, e fu ospitato con la moglie. Non fu una situazione delle migliori. Ancora adesso la Mary de Rakowitz, alla quale sono molto legato per questioni di ricerche storiche, eccetera, mi diceva: la moglie da noi ha rappresentato un grosso peso, una grossa situazione, si è dedicata, eccetera, ma non furono fiori, ma molte fiamme, ecco. Vabbè, insomma, adesso qui un accenno tirato fuori come le ciliegie dal rapporto di mio padre con padre. Un'ultima cosa, trovo un'incongruenza da almeno da chiarire. Mi diceva di questo tenente colonnello tedesco che aveva solo 260 uomini, sì, di polizia, diciamo. Però dimentichiamo che... Oh no, militari, non erano poliziotti. No, attento, lei mi sta facendo una domanda, vado avanti e poi dopo le rispondo con una notizia. È meglio. Più in linea con quello che le volevo chiedere. Ma accollati la Zise sul lago di Garda c'era Rommel con una serie di divisioni per l'operazione Axe, quella di arrestare l'esercito italiano
dopo l'8 settembre. No, piano, ecco. No, 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 andiamo per gradi, bisogna guardare le date. Quando scatta l'8 settembre, in Italia ci sono solo 3 divisioni e mezzo germaniche. Parlo dell'8, ti attento. La rapidità dei fatti cambia già al giorno 10, 12, anzi direi al 12, il giorno della liberazione su un gran sasso di Mussolini. Già in Italia non sono più 3 e mezzo, perché erano quelle del fronte Siculo-Calabro, no? Che poi è diventato piano piano il meridione, diciamo, ma addirittura ne arrivano 8. In pochi giorni, e peraltro un esercito organizzatissimo, bastava fare un fischio, nemmeno una telefonata, al Brennero passano treni sia per strada che portano giù tutto quello che era necessario portare, e non solo dal Brennero, perché loro sguarniscono il fronte orientale, ma sguarniscono anche le truppe del centro Europa. Adesso sui numeri esatti qui non mi addentro per una ragione elementare, perché il governo Badoglio il 27 luglio firma un accordo con la Germania, 27 luglio, e conferisce per le 3 divisioni militari e mezzo, ma 3 milioni di lire al Reich germanico. Ho sbagliato, 3 miliardi. Miliardi. Che era una bella cifra. Il discorso cambia e glieli versa, perché la Banca d'Italia ha cercato di tergiversare, ma ci sono i movimenti di questa operazione. Quando non c'è più il governo Badoglio, il subentrante al nord, governo e quindi alleato dei germanici, Repubblica Sociale Italiana, si trova col problema, ma con la differenza che di divisioni in quel momento ce n'erano ben 18. Dopo, prendiamo una data a occhio qualsiasi, metta conto il 1° novembre, giusto? Ci spostiamo da settembre, ottobre, novembre. E allora, Pellegrini Giampietro patteggia e dice sì, piano, 7 per il momento, fino a tutto il 1944, 10 per il fino a tutto il 1943, ho sbagliato, 43, 10 per il 44 e 11-12 per il 45. Una cifretta mica da poco, peraltro questi c'erano e non è che barassero sui numeri, lo sappiamo dalla guerra, dal bombardamento dell'altro giorno anniversario di Monte Cassino, dallo sbarco ad Anzio, eccetera, che i tedeschi qui ci hanno mandato divisioni intere. Poi c'è stato anche l'esercito del nord che ha contribuito, eccetera, ma io parlo del costo. Oh, attento, identico costo per prima 5.000, per poi 8.000, per poi 10.000 co-belligeranti viene addebitato al Regno del Sud da parte degli alleati. Perché di questo non parla nessuno. Il Regno del Sud ha pagato agli alleati. Un attimo, 8.000, 10.000 che cosa? Perché non Uomini. Generale Giaccone pubblica i dati esatti. Ho il testo, me lo sono studiato, eccetera. Di quando i monarchici implorano di far partecipare alcuni militari italiani alla guerra. C'è Mignano di Montelungo, ma non partecipano italiani.
partecipano gentiluomini italiani in divisa britannica. Tutti in divisa britannica. Alcuni con l'elmetto a scodella, altri con l'elmetto americano. Ma tutti in divisa color khaki, con una bandierina tricolore sulla spalla. Insistono, dice Giaccone, abbiamo insistito per vedere di far aumentare. No, perché pagare 5.000 uomini era una spesa. Sostenerli come alimenti, come vestiario, come armi, eccetera. Riescono piano piano a portare a 8.000 e poi a 10.000. Non superarono mai i 10.000 per tutta la guerra, ma ebbero questa espressione giuridica di co-belligeranti. Cioè, stanno a combattere accanto a me, ma non sono mai stati riconosciuti esercito italiano del Regno del Sud. Lo dice persino una sentenza del Tribunale Militare, del Supremo Tribunale Militare Italiano del 1924, del 26 aprile del 54, mi scusi, dove chiarisce la posizione dei militari della Repubblica Sociale Italiana e quindi dice, poiché quelli erano militari di uno Stato organicamente costituito, esistito di fatto, che aveva un territorio, batteva una moneta e aveva tutte le caratteristiche di uno Stato, quelli vanno riconosciuti. Possiamo anche concedere che si riconoscano i co-belligeranti, non possiamo concedere che abbiano la stessa veste di militari coloro che senza divisa, senza insegne, senza comandanti, senza espressioni esplicite, sono stati passati sotto il nome di partigiani. Nel 54 viene emessa questa sentenza che è lapidaria, è una sentenza lunga, ne ho riportata la maggior parte nel famoso libro, comunque a disposizione non si trova, e questo è importante per chiarire un concetto che divide i militari di una parte e i militari dall'altra. Quelli del Sud, vogliamo dire con un'espressione, come esercito italiano non sono mai esistiti. Esistette una compagine, o varie, chiamiamoli battaglioni, credo non abbiano mai avuto il nome di divisioni, comunque di battaglioni aggregati, uno dei quali anche di bersaglieri, tant'è vero che un giorno a Bologna, quando entrano gli alleati, arrivano sti bersaglieri, ma la gente non li ha riconosciuti, e trovano ridicolo che ci fossero le piume su un elmetto americano, di gente vestita all'americana. Capito? Quindi non è esistita una uniforme dell'esercito del Sud? Mai. Tanto è vero che hanno poi impedito, e tuttora è così, che l'esercito italiano abbia avuto il colore grigio-verde che era antico, tradizionale nostro. Sono sottigliezze non da poco. Oggi noi siamo ancora soggettati a quei criteri, a quelle condizioni stabilite nelle clausole segrete del cosiddetto della resa senza condizioni, che poi è diventato trattato di pace del 10 febbraio del 48, firmato da De Gasperi, anche lì. De Gasperi, tutto attaccato il cognome, firma senza essere eletto da nessuno, perché non è stato eletto. Le prime elezioni vere e autentiche sono quelle del 18 aprile del 48, lui va nel 47, il 10 febbraio a Parigi, e firma un trattato di pace che ha ancora delle clausole segrete, sono quelle che impongono in sostanza l'alleanza atlantica, determinate cose. Ancora oggi, quando il pericolo all'est non c'è più, vige il vincolo dell'alleanza atlantica, ribadito da Draghi ieri,
noi siamo atlantici, siamo europei, non è che l'ha ribadito, sono i vincoli conseguenti alla seconda guerra mondiale perduta, il che fa pensare che i pesi di 75 anni fa ancora ci sono.